da sempre l'uomo è affascinato dai mostri marini. Lo testimoniano il numero di romanzi scritti sull'argomento. Per i lettori di 20.000 leghe sotto i mari di Giulio Verne, uno dei momenti più emozionanti è quello della lotta tra il Capitano Nemo e la piovra gigante, ispirata senz'altro a vecchie storie di marinai. Ma è davvero così immaginaria la creatura descritta in quelle pagine? Le leggende scandinave la chiamano Kraken, una piovra talmente grande che i suoi tentacoli sarebbero in grado di avvolgere un'intera nave e trascinarla negli abissi dell'oceano. Le leggende sulle Kraken risalgono all'epoca dei primi viaggi sui grandi vascelli a vela. Erano solitamente molto superstiziosi. Nei resoconti delle loro traversate si parla spesso di misteriosi avvistamenti, creature di ogni genere viste affiorare dall'oceano e la cui natura quei marinai non erano in grado di spiegare. È quasi certo che le leggende sulle Kraken siano legate a quelle delle piovre giganti che probabilmente sono state davvero avvistate e che ne hanno rappresentato il motivo ispiratore. È evidente che quando non si hanno dati per operare una vera comparazione, sono le paure e la mitologia a scrivere la storia. Chiunque abbia mai letto o visto sullo schermo 20.000 leghe sotto i mari di Verne, vedendo l'attacco della piovra gigante alla nave del Capitano Nemo, non può non essersi chiesto se quella creatura leggendaria possa davvero essere mai esistita. Prima di tutto, io non credo che Verne avesse idea che qualcosa del genere potesse davvero accadere. Era uno scrittore e come tale abituato a lavorare di fantasia. La conseguenza, principalmente in seguito all'uscita del film, fu che la maggior parte della gente cominciò a credere che la piovra gigante fosse veramente un mostro in grado di attaccare le navi e di mangiare gli uomini. In realtà non ci sono motivi per credere che sia altro che un enorme cefalopode con grossi tentacoli dotati di ventose. Fino al XIX secolo le Kraken non erano altro che esseri mitologici, al pari dell'unicorno e delle sirene. Ma il ritrovamento di carcasse lunghe 8 o 10 metri suscitò l'interesse degli zoologi, che iniziarono a guardare con occhi diversi a quelle antiche leggende. Anche se le dimensioni erano ben lontane da quelle descritte in quei mitici racconti, gli scienziati iniziarono a credere alla possibilità che davvero potessero esistere delle piovre giganti nelle profondità oceaniche. Effettivamente ne esistono esemplari che vanno dai 12 ai 15 metri, intendo dalla punta dei tentacoli alla sommità della testa. In realtà non credo che possano andare oltre. Ad ogni modo, sono convinto che una piovra di quelle dimensioni non riesca neanche ad estrarre i tentacoli dall'acqua, per non parlare poi di afferrare un uomo o addirittura una nave. Il problema è che, avendole viste in superficie, molta gente è convinta che siano in grado di farlo. Ma un avvenimento occorso a Terranova spianò finalmente la strada allo studio delle piovre giganti. Nell'ottobre del 1873, Daniel Squires, Teofilo Spikos e suo figlio Tom, di 12 anni, stavano pescando, quando all'improvviso avvistarono una forma appena al di sotto della superficie dell'acqua. Pensando a un relitto galleggiante, i tre remarono verso quella direzione e tentarono di capire di che cosa si trattasse toccandolo con un arpione. E svegliarono così una piovra gigante che afferrò con i suoi giganteschi tentacoli la piccola barca cercando di rovesciarla. Tom iniziò a colpire con la sua ascia i tentacoli della piovra finché non riuscì a reciderne tre. A quel punto la piovra lasciò andare la presa e tornò a immergersi. Mi piace pensare che fosse scappata non solo per il dolore, ma anche perché era a sua volta spaventata da quegli strani esseri così decisi. Ad ogni modo, i tre tornarono a riva e raccontarono ciò che era successo, ma nessuno credette a una sola delle loro parole. A quel punto mostrarono agli amici i tentacoli e ovviamente fu grande lo scalpore che suscitarono quegli enormi resti. Il primo fu dato in pasto ai cani, mentre non si sa nulla della sorte toccata al secondo. Intanto le voci di quanto accaduto erano giunte a St. John, da dove il giorno dopo arrivò qualcuno ad esaminare ciò che restava del terzo tentacolo. Quel moncone di tentacolo fu la prima prova concreta dell'esistenza di una nuova specie di piovre giganti. Oggi, un secolo dopo quel terrorizzante incontro, questi esseri sono una realtà scientificamente riconosciuta. Finora, purtroppo, gli studi che le riguardano sono stati condotti soltanto su carcasse rinvenute lungo le coste di Terranova e della Nuova Zelanda.
Nessuno è stato infatti in grado di studiarle nel loro ambiente naturale o di filmarle. Nonostante siano ormai una realtà consolidata scientificamente, le piovre giganti restano un enigma, al punto che gli esperti non concordano neanche sulle loro dimensioni. Per quanto riguarda le piovre giganti, le teorie più accreditate parlano di una lunghezza massima di circa 20 metri. Andando a ritroso nel tempo, si possono trovare resoconti e testimonianze di qualche secolo fa che riportano misure molto superiori, arrivando in alcuni casi ad oltrepassare anche i 30 metri. Ad ogni modo, non esistono al momento prove concrete dell'esistenza di esemplari di queste dimensioni. Secondo alcuni testimoni, le misure sarebbero comunque molto superiori ai 20 metri. Sono infatti numerosi i pescatori che sostengono di averne visto i segni delle ventose sulla pelle dei capodogli. Le voci di enormi segni di ventose sulla pelle delle balene si sono sempre rivelate un'esagerazione. Non vi sono prove di alcun genere di segni di ventose di 15 centimetri di diametro, tantomeno di 20 o addirittura di 40 centimetri. Il segno più grande mai visto era di circa 8 centimetri. Vale a dire così. Non certo così. Non sono soltanto le dimensioni il motivo di dibattito tra gli esperti. Anche per quanto riguarda abitudini alimentari e aspettative di vita, non mancano le divergenze. Così come anche sulla possibile esistenza di diverse specie di piovre giganti. Per molto tempo si è pensato che l'Architeutis fosse l'unica specie di piovra gigante esistente, ma poi, nel 1925, se ne è scoperta un'altra che dovrebbe essere ancora più grande. Non possiamo saperlo con certezza, perché l'esemplare rinvenuto era ancora giovane, ma le sue dimensioni erano già superiori a quelle di molte piovre giganti. Anche in questo caso non si tratta però di una specie pericolosa, in quanto dovrebbe nutrirsi esclusivamente di pesce. Questa nuova specie, il Mesonicoteutis, dovrebbe vivere preferibilmente in Antartico e nutrirsi di dentici, che in quell'area possono arrivare a una lunghezza di 1,5 metri. Ad ogni modo è certo che non attaccano le balene. In effetti, ciò che sappiamo di queste due specie proviene principalmente dai resti rinvenuti nello stomaco dei capodogli catturati. Quindi possiamo dire che sono questi a nutrirsi delle grandi piovre e non viceversa. Anche se non è dimostrato un loro comportamento aggressivo, le piovre giganti a volte si sono distinte come feroci predatori. Nel marzo del 1941, un trasporto truppe inglese, il Britannia, venne affondato da una nave tedesca nel Nord Atlantico. I sopravvissuti si accalcarono su una scialuppa di salvataggio rovesciata che non poteva bastare per tutti. Così i naufraghi organizzarono dei turni per dar modo a quelli che erano in acqua di salire sulla chiglia e ripararsi almeno per qualche minuto dal freddo. La notte dopo l'affondamento, uno degli uomini in acqua venne afferrato da un grosso tentacolo che lo strappò dall'appiglio a cui era aggrappato e lo trascinò con sé negli abissi. Qualche tempo dopo la piovra tornò in superficie ed attaccò il tenente Cox, ma fortunatamente questa volta desistette quasi subito dai suoi propositi. Secondo i sopravvissuti, a giudicare dalla grandezza dei tentacoli, la piovra doveva essere lunga almeno 15 metri. Negli anni 70 il Canada divenne leader negli studi sulla piovra gigante grazie al dottor Frederick Aldrich della St. John University di Terranova. Aldrich era un ricercatore americano che si trasferì a Terranova per studiare biologia marina. Inizialmente si interessò ai calamari e poi, grazie al ritrovamento di una carcassa su una spiaggia di Terranova, concentrò i suoi studi sulla piovra gigante. Negli anni a seguire ne raccolse e esaminò ben 15 esemplari, divenendo il più grande specialista del mondo in materia. Nel 1988 lo scienziato mise in subbuglio l'intera Terranova, invitando tutti i pescatori e gli abitanti delle località costiere a notificargli il ritrovamento di carcasse di piovra o comunque di creature di cui non fosse certa l'identificazione. Nel 1988 Frederick Aldrich cercò anche di assicurarsi delle riprese filmate coinvolgendo la Marina Militare canadese e soprattutto un loro mini sommergibile. La spedizione venne in parte sponsorizzata dal National Geographic degli Stati Uniti. Avevamo l'attrezzatura adatta, eravamo nel posto giusto al momento giusto, ma sfortunatamente nessuna piovra gigante decise di mettersi in mostra. Le sue ricerche ci hanno comunque lasciato quel minimo di conoscenze di cui disponiamo su questi incredibili mostri marini. È possibile che la leggenda del Kraken
fosse ispirata da quei marinai che, come il giovane Tom, si ritrovarono ad affrontare una piovra gigante? Alimentate da secoli di racconti e leggende, queste storie hanno soltanto rinfocolato un mito o ci hanno anche permesso di approfondire la conoscenza degli oceani e dei misteri che si nascondono nelle loro profondità? Spostati, cari amici, in questo momento commossi perché si è intrufolato quasi a nostra insaputa niente po' di meno che, ladies and gentlemen, Bob Giacobbo! Ciao Bob! Eccoci qua, bentrovati. Benvenuto. Noi siamo in questo momento negli studi di Radio 2 perché, come è già successo l'anno scorso, vogliamo dare il via ad un'iniziativa nell'anteprima di Voyager, ospiti degli spostati, per raccontare una cosa un po' particolare. Cari amici di Voyager, se seguite questo programma da tanto tempo sapete che oramai il passaggio di Bob Giacobbo su Radio 2 con gli spostati è una sorta di propaggine. Lui stesso si confronta con i suoi dubbi, con i suoi misteri e grazie anche all'aiuto dei nostri ascoltatori riesce a capire anche dove tarare questa trasmissione che da tanti anni sta andando avanti con grande successo sensitivo. Fino a che anno arriverà Voyager? 2012, poi c'è la fine del mondo, scusami, certo. Che senso ha programmare? È vero. Almeno fino a dicembre. Certo, lui, la banca gli ha dato l'agenda fino al 2011, dicembre, poi dice 2012 t'arrangi. Allora, cosa sta per succedere? Gli ascoltatori di sì. Radio Rai possono inviare da oggi fino a settembre, certo, sul vostro indirizzo delle idee, delle proposte. Non è un concorso a premi, non è nulla dove si vince o cose di questo tipo, è una partecipazione, un gemellaggio, sì, una condivisione di idee, un sodalizio, già... esattamente, un'amicizia. Noi cosa faremo? Faremo in modo che il tema che ci risulterà più divertente, più spiritoso, più interessante, lo realizzeremo e lo manderemo in onda su Voyager e coinvolgeremo, naturalmente, se lo vorranno, gli ideatori, coloro che ce l'hanno proposto. Ma il veicolo di tutto questo sarà Radio 2 con gli spostamenti. Esatto, quindi potete già iniziare a scrivere come al solito a Bob Giacobbo. Abbiamo un numero di sms che è 348 7300 200, oppure entrate nel sito www.gliespostati.rai.it e con Bob Giacobbo sarà subito amicizia in 5 minuti. Quindi voglio dire, inizia questa bella collaborazione. Noi siamo contenti, Bob, di essere il tuo motore propulsivo. Posso usare questo termine? Ma non c'è dubbio. Perché siamo veramente commossi e quindi insomma scrivete Radio 2 e Rai 2, Bob Giacobbo, Voyager e gli spostati. Allora io saluto gli amici che ci stanno ascoltando per radio e diamo il via invece alla sigla di Voyager che comincia adesso. Qual è la vera storia di Nefertiti, la mitica regina d'Egitto? Il suo volto senza tempo sembra voler raccontare una verità mai rivelata. E l'intera vicenda della sua scoperta è un viaggio emozionante. E come è possibile che a Delhi, nel cuore dell'India, una colonna di ferro alta oltre 7 metri da 1600 anni resista al tempo senza ossidarsi o corrodersi? Qual è il suo segreto? Una tecnologia sconosciuta, una fortunata coincidenza o un fenomeno sacro? Una città tumultuosa, una capitale affascinante, ma anche uno dei vertici di un triangolo magico. Quali segreti nasconde la nebbia di Londra? Quali leggende avvolgono i suoi edifici più antichi? E cosa succede realmente all'interno della Torre di Londra? Le nostre telecamere sono entrate per svelare i complotti e i misteri che da secoli sembrano abitarla. Analizzeremo i capolavori di Stradivari alla ricerca del suo segreto. E ancora, cosa può esserci di vero nell'incredibile profezia scritta da San Malachia? Sono testimoni da ascoltare, prove da esaminare e ipotesi da valutare. E tutto ciò che deve essere visto sarà mostrato. A Voyager. Adesso. Buonasera e bentrovati a Voyager. Sta per cominciare un altro viaggio che ci porterà
a trovare delle risposte, speriamo, e sicuramente ci accompagnerà con delle domande. Cercheremo come sempre di scoprire cosa può esserci di fantastico nella storia e di vero nella leggenda. Abbiamo attraversato tutti e cinque i continenti, abbiamo fatto quasi per 15 volte il giro del pianeta, ma se avete altre curiosità, se volete ancora una volta stimolare la nostra ricerca, potete farlo perché abbiamo il sito internet di Voyager, www.voyager.rai.it, e lì una casella postale a vostra disposizione per raccogliere tutti i vostri suggerimenti, consigli, critiche, insomma un rapporto diretto e vero come ci piace fare tra appassionati. Siamo per cominciare un viaggio questa sera realmente suggestivo, spero siate comodi, il viaggio sta per cominciare, benvenuti a Voyager. Stiamo per parlare forse della più bella donna dell'antico Egitto, Nefertiti. La traduzione del suo nome significa la bellezza è giunta. Per questo molti tratti di una donna arrivata da lontano per sposare Akhenaton, il faraone. Racconteremo la sua storia attraverso il ritrovamento del suo splendido busto. Nefertiti, la regina venuta da lontano. La donna la cui bellezza è rimasta impressa nei secoli, il cui potere ha spaventato il clero che l'ha costretta alla Danatio Memoriae. Nefertiti, sposa del faraone eretico Akhenaton, ha probabilmente avuto un ruolo centrale nella rivoluzione religiosa del periodo amarniano. Nefertiti, accusata di essere la mandante dell'uccisione di Chia, la madre di Tutankhamon. Nefertiti non è la povera mummia sfigurata e senza un braccio catalogata con il numero 61072. E Zahi Hawass ha annunciato di essere vicino per la prima volta e dopo millenni a trovare la sua tomba. Nuovi scavi qui nella Valle dei Re. Allora, professor Hawass, cosa si sta facendo qui adesso? First time. È la prima volta che una missione archeologica egiziana scava nella Valle dei Re. Tutte le 63 tombe rinvenute fino ad oggi nella Valle dei Re sono state scoperte da team di archeologi non egiziani. Inizialmente abbiamo scavato in quell'area. Stavamo cercando la tomba di Ramesso VIII, ma la cosa più interessante è che ora pensiamo che possa essere la tomba di Nefertiti. Abbiamo iniziato a scavare in questo punto e abbiamo trovato queste stanze usate dagli antichi egizi come magazzini in cui depositare gli strumenti e le sostanze necessarie per la mummificazione e in cui riporre le offerte funerarie e cose del genere. Molto interessanti. Questa è la tomba di Re Tut e da questa parte c'è la tomba 55, che è la tomba di Akhenaton, e da questa parte c'è la tomba numero 63, la tomba della madre di Tutankhamon. E noi riteniamo che in quest'area ci possa essere anche la tomba di Nefertiti e delle sue sei figlie. Dove sia nascosta Nefertiti è ancora un mistero che affascina. Io sono convinto che si trovi qui. Un mistero che si avvicina ad essere finalmente svelato. Un mistero che ancora oggi appassiona come un fatto di cronaca. Come un mistero resta quello della sua bellezza. Professor Hawass, ci parli della storia di una delle donne più belle dell'antico Egitto, Nefertiti. Tukmos o Tuknos era l'artista che scolpì il suo famoso busto, attualmente conservato nella Pinacoteca di Berlino. Credo che quell'uomo ne fosse innamorato e per questo cercò quindi di dare di lei l'immagine di una donna dagli splendidi occhi, dallo splendido collo e dallo splendido volto. Una donna capace di far innamorare di sé qualsiasi persona. Ecco perché Nefertiti è diventata la regina più bella e famosa d'Egitto. Ufficialmente.
un busto che ha percorso i secoli di storia, riuscendo a sopravvivere anche alle bombe della Seconda Guerra Mondiale per giungere fino a noi. Un busto che ancora oggi le consente di essere definita la donna più bella dell'antico Egitto. In Egitto il professor Barry Kemp, archeologo, cerca di svelare il mistero di Nefertiti. La strada che portò al suo grande ritrovamento. Il famoso egittologo ha deciso di indagare sul campo e ripercorrere il viaggio del busto di Nefertiti, che ebbe inizio quasi 100 anni fa. La destinazione di Kemp è una città nel deserto, coperta dalla sabbia dei secoli. Un luogo che però conosce bene, avendoci svolto ricerche per quasi 30 anni. Un luogo in una remota regione, circa 300 chilometri a sud del Cairo, che il faraone Akhenaton scelse per creare una metropoli nel deserto. Amarna. Neci, un architetto tedesco diventato egittologo, scopre delle sensazionali sculture di pietra tra le rovine di Amarna. Si chiama Ludwig Borchardt e la sua vita è sorprendente quanto le sue scoperte. Con un lavoro paziente, libera dalla polvere dei millenni volti vivi di un mondo dimenticato, come questa testa in granito di Nefertiti. Eppure, quasi un secolo dopo, Barry Kemp farà una scoperta che sembra completare quella del suo predecessore. Tra i frammenti lasciati da Borchardt, Kemp rinviene dei pezzi di granito chiazzato. Gli ricordano la testa di Nefertiti che è stata trovata dall'archeologo tedesco. I reperti degli scavi di Kemp vengono immagazzinati ad Amarna. Si tratta di centinaia di frammenti di granito, alcuni minuscoli. L'archeologo è convinto di aver trovato il corpo a cui apparteneva la testa in granito di Nefertiti, ora al Museo Egizio di Berlino. Frammento dopo frammento mette insieme il puzzle, riscontrando delle caratteristiche femminili. Manca ancora la prova definitiva. Per questo motivo Kemp ha chiesto al Museo di Berlino di inviargli una copia esatta della scultura, per poter verificare se testa e corpo combaciano. È il momento della verità per l'archeologo. Alcuni pezzi combaciano perfettamente con i bordi frammentati. È un'intuizione geniale. Il mistero di Nefertiti sembra compiere un passo in avanti verso la sua soluzione. Nell'anno 1895, Ludwig Borchardt arriva in Egitto al servizio dell'Accademia delle Scienze tedesca. Il giovane ingegnere è affascinato dall'architettura dei faraoni ed esplora le piramidi di Abusir. Ma a Borchardt non interessa soltanto l'archeologia. Durante il soggiorno incontra Mimi Cohen, la figlia di un banchiere, in viaggio in Egitto con i genitori. È amore a prima vista. Ludwig e Mimi diventano inseparabili e nel 1903 si sposano. Condividono la stessa grande passione per l'archeologia e diventano personalità di rilievo nella società del Cairo. Borchardt ha davanti a sé una brillante carriera scientifica. La combinazione di talento e ambizione gli fornisce una competenza molto richiesta. Inizia la sua opera catalogando le statue del Museo Egizio del Cairo. Con la sua documentazione dettagliata diventa il promotore del Catalogue General, in cui vengono registrati tutti i manufatti. Borchardt è l'anima del progetto, che continua ancora oggi.
L'esperienza allena il suo occhio alla superiore arte degli antichi egizi, conferendogli una conoscenza eccezionale. Borchardt non è solo un archeologo e uno studioso. Lavora anche per conto del Consolato Generale Imperiale tedesco. La sua missione è acquistare oggetti rari dell'epoca dei faraoni per portare i musei tedeschi ai livelli del Louvre e del British Museum. In questo modo Borchardt viene a contatto con commercianti di antichità che riforniscono il mercato privato di mummie e sculture molto richieste. Borchardt cerca dei papiri rari per i quali c'è grande richiesta in Germania. Grazie alle sue conoscenze ha accesso a importanti informazioni sugli oggetti più richiesti e sui posti più promettenti in cui fare scoperte interessanti. E proprio le sue fonti lo avviseranno quando nel 1907 compaiono sul mercato ordinaria bellezza, trafugate a Tell el-Amarna. Saranno questi reperti a mettere l'archeologo sulle tracce della sua più grande scoperta? Scavare nella città dimenticata del faraone Akhenaton, con i suoi templi e palazzi, le caserme, le case e i laboratori, deve essere stata una grande sfida per Borchardt. Le rovine della città di Amarna sono state studiate nei minimi particolari. Borchardt era sicuro di trovare prima o poi, a pochi metri di profondità, un tesoro importante. Proprio nella bottega di Tutmose si trovò un busto splendido della regina Nefertiti, la bella e potente moglie del faraone Akhenaton. La storia racconta che il faraone Akhenaton dichiarò il dio sole Aton unico vero dio del suo regno e fece di Amarna il centro del nuovo culto. La leggendaria Nefertiti si trasferì con lui da Tebe nella città nel deserto. Eppure sul suo personaggio rimangono ancora dei misteri. Il suo nome significa la bellezza è giunta, forse perché aveva origini straniere. Come regina regnò a fianco di Akhenaton e prese parte con lui a tutte le cerimonie religiose. Borchardt riesce ad assicurare alla Germania i diritti agli scavi nelle rovine di Amarna, battendo la concorrenza americana e francese. Il suo finanziatore è il magnate tessile James Simon. Il 7 dicembre 1912 Borchardt scrive nel suo diario: ai nostri occhi, in mezzo ai detriti, a pochissima profondità, apparve un collo color carne con dei nastri dipinti. Busto di regina colorato a grandezza naturale, annotammo, e continuammo a scavare a mani nude, facendo molta attenzione. È la scoperta del busto di Nefertiti. È un miracolo che il fragile reperto sia sopravvissuto per 3500 anni nella sabbia. La scoperta del secolo. Borchardt non ha mai descritto i suoi sentimenti durante quelle ore concitate. Fin dai primi momenti il suo più grande tesoro è stato tenuto segreto. Quando il pezzo viene dissepolto completamente, Borchardt annota ancora: stavamo tenendo nelle nostre mani l'opera più realistica dell'arte egizia. Ma il momento della verità si avvicina. Borchardt, infatti, è tenuto a consegnare metà delle sue scoperte all'Egitto. Potrà tenere la sua regina colorata? Ancora oggi molti studiosi sono convinti che Borchardt abbia tenuto nascosta agli egiziani la sua più grande scoperta. La sera prima della suddivisione delle scoperte, Borchardt e i suoi colleghi dicono addio a Nefertiti. L'archeologo non dà indizi sulla sua strategia per il giorno decisivo.
Non so come potremmo portare la regina colorata fuori dall'Egitto. Se Nefertiti dovesse mai essere esposta insieme alle altre scoperte manufatti di Abusir, Berlino avrà il miglior museo dopo il Cairo. Borchardt fu abbastanza intelligente da presentare i reperti già suddivisi in due gruppi, facendo in modo che in quello destinato agli egiziani ci fosse un grande dipinto d'altare che il Cairo non aveva e che voleva assolutamente, e nell'altro gruppo ci fosse il busto di Nefertiti, non particolarmente in vista. Lefebvre, il commissario degli scavi e della ripartizione, aveva la possibilità di ispezionare tutti e due i gruppi, ma ovviamente non lo fece. Borchardt riuscì così a ottenere il busto per la Germania e in modo completamente legale. Zu erwerben, und zwar auf ganz legalen Wege. L'esca di Borchardt è un dipinto d'altare del Tempio di Amarna. Un ritratto di famiglia di Akhenaton e Nefertiti con i loro figli. Se le cose sono andate in questo modo, scrisse Borchardt, alla abilità di Monsieur Lefebvre nel giudicare manufatti e alla mia abilità nel negoziare. SM parte oggi, scrive Borchardt al suo finanziatore James Simon, dopo che i reperti sono stati suddivisi. SM sta per Sua Maestà ed è una testimonianza del senso dell'umorismo di Borchardt. Allo stesso tempo richiede che la questione venga gestita delicatamente a Berlino, non solo con discrezione, ma confidenzialmente. La regina colorata è top secret. Borchardt spiega anche i suoi motivi. Altrimenti non riceveremo un singolo pezzo decente nelle future suddivisioni. Per riguardo a Borchardt, Nefertiti raccoglie la polvere in casa di James Simon per 12 lunghi anni. Oggi il maestoso busto è la più grande attrazione dell'Isola dei Musei a Berlino e nessuno resiste al suo fascino. Quando la bellezza divina viene esposta al pubblico per la prima volta nel 1924, diventa subito la prima ragazza copertina della storia. Milioni di donne copiano il suo trucco. Viene celebrata come la più bella donna sulla terra e quelli che la vedono vengono colpiti dalla febbre del faraone. Quando le prime immagini girano il mondo, tuttavia, la più vecchia donna di Berlino diviene oggetto di scandalo. Sentendo di essere stato derubato dell'immenso valore del busto, l'Egitto ne chiede la restituzione. Viene proposto uno scambio. Nefertiti per due statue preziose, una del nuovo e una del vecchio regno. Intanto, vignette dell'epoca ritraggono Borchardt come il rapitore della bella regina. Tra la stampa tedesca e quella egiziana scoppia una guerra mediatica. Che cosa passa nella mente dell'archeologo di fronte a questa controversia? Borchardt riceve settimanalmente una rassegna della stampa mondiale che documenta la disputa sulla regina colorata. Secondo il professor Awas, Borchardt avrebbe dovuto avere l'obbligo morale di riconsegnare il busto di Nefertiti, anche se al tempo non c'era nessuna legge in grado di imporglielo. Fatto è che al Cairo oggi di tutto quello che Borchardt ha trovato rimane solo un ritratto di Nefertiti, di valore molto inferiore al busto in questione. Quasi un secolo più tardi sta per iniziare il conto alla rovescia per l'esame di Nefertiti. All'Istituto di Scienze dell'Immagine della rinomata clinica universitaria Charité, l'équipe vuole svelare cosa c'è dietro la maschera immacolata. Il vero volto della bellissima donna del Nilo? Si sono preparati per mesi a questo momento. Stasera sarà Nefertiti a essere sottoposta agli scanner che normalmente permettono di esaminare i pazienti con le ultime tecnologie diagnostiche. All'avvicinarsi del momento cruciale, anche il professor Dietrich Wildung, responsabile della regina colorata, è in tensione. Per evitare danni al busto, l'aria della sala è climatizzata. Prima di far entrare la regina nel tubo,
è stato modellato un cuscino per il suo collo delicato. Occorre meno di un minuto per esaminare ai raggi X Nefertiti strato per strato. I raggi X dello scanner mostrano le prime immagini dell'interno della testa della regina. Questo è il momento che tutta l'equipe sta aspettando. Le ricerche iniziali avevano evidenziato che il busto è fatto di diversi materiali. Sembra che ci sia una seconda scultura in calcare all'interno dello strato di gesso dipinto. L'esame è anche una sorta di check-up sanitario per la donna più vecchia di Berlino. Permette infatti di riscontrare anche le crepe più sottili, ma in realtà non ne vengono trovate. Usando la tomografia computerizzata ad alta definizione, gli scienziati sperano di ricostruire il viso della seconda Nefertiti e giungere alla firma del suo creatore. A tutt'oggi rimane un punto interrogativo città del busto. Questa analisi dovrebbe finalmente rimuovere ogni dubbio. Nel 1981 si presenta un misterioso straniero alla collezione di Amarna a Berlino, che si identifica come il maggiore Edzard Folkers. Nel suo intento di fare una rivelazione, alimenta un oltraggioso sospetto. La Nefertiti del Museo Egizio di Berlino potrebbe essere un falso. Nel 1933 Adolf Hitler dichiarò Nefertiti sua icona personale. «Non rinuncerò mai alla testa della regina», dichiarò. «È un'opera d'arte, un gioiello, un tesoro». Folkers sostiene di aver dato l'ordine di rimuovere Nefertiti dal bunker in cui era conservata. Cosa sia veramente accaduto in quei giorni bui, nessuno lo sa per certo. Nel caos della Seconda Guerra Mondiale, i tesori dei musei cittadini erano stati messi nel bunker dello zoo di Berlino per proteggerli dai bombardamenti. Ma la regina colorata era ancora nella capitale tedesca? Le rivelazioni di Folkers sono contraddette da altre secondo le quali Nefertiti era stata trasferita nelle miniere di sale in Turingia alcuni giorni prima. O forse ci sono due busti, uno vero e una copia. Barry Camp vuole scoprire la verità sulla confusione che circonda Nefertiti. Per fare questo, incontra un uomo che ha studiato gli spostamenti del busto durante la guerra e ha raccolto i fatti, Klaus Goldmann, la cui passione e professione è cercare tesori artistici trafugati. Quanto sono credibili le affermazioni di Folkers? In una dichiarazione giurata, sostiene di aver visto Nefertiti il 5 aprile 1945 in una vetrina blindata nel bunker dello zoo di Berlino. Folkers parla solo di un busto. Allora, le chiacchiere su un originale e una copia, da dove vengono? Ci sono fotografie di una copia originale in pietra, da cui vengono ancora oggi fatti calchi di gesso. Otto Kummel, direttore generale del Museo di Berlino, conosce l'identità di uno dei primi clienti. Sul letto di morte, Kummel raccontò di una copia esatta realizzata all'inizio del 1930 su ordine espresso di Adolf Hitler. L'ordine del Führer, il 6 marzo 1945. Non il maggiore Folkers, ma Hitler in persona ordina la rimozione dei tesori artistici dal bunker e nessuno osa disobbedire a questo comando. Quello che sembra certo è che sotto i bombardamenti Nefertiti, nella sua odissea, arriva in Turingia, dove dovrebbe essere nascosta nelle miniere di sale. La confusione riguarda il numero della cassa in cui il busto viene trasportato. La cassa numero 34, contenente Nefertiti, arriva nella città di Kaiserroda, in Turingia, il 27 marzo 1945. Così viene registrata al suo arrivo.
ma i documenti contraddicono la lista originale di evacuazione, secondo la quale Nefertiti lascia il museo di Berlino nella cassa numero 28. I numeri sono stati scambiati per motivi di segretezza? Oppure la cassa 28 con la vera Nefertiti è scomparsa durante i bombardamenti? Dopo le affermazioni del maggiore Folkers, gli stessi esperti non sono più sicuri del luogo in cui aveva avuto fine il misterioso viaggio della copia originale. Discesa nell'ignoto, a quasi 600 metri di profondità. È questo il momento più eccitante del lavoro di investigazione di Barry Kemp fino a questo momento. La spedizione percorre diversi chilometri nella miniera di sale di Merkers in Turingia. Per l'archeologo il contrasto non potrebbe essere più grande. Dalla calda sabbia del deserto di Amarna, dove Nefertiti è stata trovata, ai bui, umidi tunnel in cui è stata nascosta durante la guerra. La prima fermata è la stanza in cui gli ufficiali di Hitler hanno nascosto l'oro della Reichsbank e musei di Berlino. Il 4 aprile 1945, un'unità della Terza Armata americana penetra nella miniera. Persino oggi non è difficile immaginare la sensazione di trionfo che devono aver provato alla vista di tutto quell'oro. Un tesoro di proporzioni inimmaginabili. Le nostre intere scorte di oro, 100 tonnellate in totale, sono cadute nelle mani degli americani, annota il capo della propaganda nazista Joseph Goebbels. Un bottino incredibile. Oltre a un numero enorme di tesori artistici, scrive ancora Goebbels dopo un rapporto dell'agenzia stampa. Le gallerie usate per trasportare i tesori in fondo alla miniera oggi sono piene di detriti. Ma per Kemp il giro nell'oltretomba è un'avventura senza paragoni. Qui, 600 metri sottoterra, riesce a immaginare l'apprensione dei soldati americani mentre si spingevano avanti nel buio, nel labirinto di tunnel. L'ultima fermata è il luogo in cui è stata trovata Nefertiti. Dietro questa porta, dall'aspetto insignificante, la scoperta del secolo sopravvisse alla guerra e ai bombardamenti. Inizialmente, i giornali dell'esercito americano identificano Nefertiti come la testa mummificata della suocera di Tutankhamon. Ma presto non c'è più dubbio. È la regina colorata di Borchardt. Gli scienziati hanno scansionato il busto millimetro per millimetro e hanno usato i dati per fare un modello 3D dell'interno. Nascosta nel busto c'è una seconda scultura, un affascinante fenomeno che rimane un mistero per gli archeologi. La tomografia computerizzata mostra che il busto consiste in calcare che è stato modellato, aggiungendo strati di gesso, spessi alcuni centimetri, in punti decisivi per creare la forma esterna visibile. È un procedimento multistrato. L'artista ha prima lavorato la pietra e poi ne ha tratto il suo involucro di gesso, a cui ha dato forma, passo dopo passo, sulla pietra. Strato dopo strato, il computer disfa il make-up di gesso, rivelando il ritratto di una donna più vecchia, con le spalle curve, il collo sottile e profonde rughe intorno alla bocca. Il vero volto di Nefertiti? State vedendo la vera pelle e le ossa di Nefertiti. Diventa sempre più un'immagine astratta. Non sono più sicuro che sia un suo ritratto. Viene esaltata la durezza del suo volto. Per gli scienziati il busto è ancora pieno di mistero. Ma una cosa è certa.
lo scultore ha modellato il suo volto cercando la perfezione con il ritocco più delicato. Non un'immagine di eterna giovinezza, ma di una bellezza immortale. Qualcuno voleva che Nefertiti apparisse in questo modo. Probabilmente non lei stessa, magari il re, che disse: la mia Nefertiti non è una ragazza copertina senza rughe. La mia Nefertiti ha fatto nascere 6 bambini, o 7 o 8. Il suo volto è segnato dalla vita, ed è così che voglio che appaia. Quasi 3500 anni sono passati da quando uno scultore d'ingegno ha usato il suo tocco magico per creare uno dei più famosi ritratti femminili di tutti i tempi. La più bella donna del mondo continua a rimanere un oggetto di desiderio. È curioso notare come spesso i più grandi misteri finiscano a cadere in luoghi tra i più belli del nostro pianeta. Una serie di coincidenze realmente sorprendenti, forse perché rispetto a quei luoghi ci si ragiona molto, ci si pensa molto e quindi forse si scopre anche qualcosa. Su un mistero che dura da 1600 anni, una colonna di ferro che non arrugginisce, una teoria particolare, una teoria che ci fa ragionare su un oggetto che non potrebbe esistere, perché 1600 anni fa non c'era la tecnologia adatta per realizzarlo. Scopriamolo insieme. L'India, una delle civiltà più antiche della Terra. Un paese in cui le tracce del passato sono visibili ancora oggi, intatte. Sotto la dominazione inglese, la capitale fu trasferita da Calcutta a Nuova Delhi. All'interno di questa metropoli gigantesca e caotica si trova uno dei più grandi enigmi del passato. Una colonna di ferro. Le centinaia di migliaia di turisti che affollano ogni anno il complesso archeologico di Kuwat ul Islam, alla periferia di Delhi, non conoscono l'importanza di questo manufatto che si trova nel cortile dell'antico tempio. La moschea e il gigantesco minareto di 74 metri, ancora oggi la più alta costruzione in pietra del mondo, furono edificati nel XII secolo, durante la dominazione musulmana dell'India. Per reperire il materiale necessario alla realizzazione di questo maestoso complesso, furono demoliti 27 templi induisti e jainisti preesistenti. Ma la colonna di ferro di Delhi è uno stendardo di Vishnu, antico 1600 anni. Un oggetto di culto che dovrebbe trovarsi di fronte a un tempio dedicato al dio induista, non in una moschea. Di questo manufatto non si sa praticamente nulla, da dove viene, chi lo ha realizzato. Fino ad oggi nessuno è riuscito a trovare delle risposte. Ma c'è un altro mistero. Com'è possibile che la colonna di ferro sia rimasta intatta per 16 secoli sotto il sole e la pioggia senza essere distrutta dalla ruggine? Sono sempre stato affascinato dalla colonna di ferro perché è una splendida combinazione di arte, scienza e archeologia con un forte alone di mistero. Questa è la prima volta che viene realizzato un filmato su questo straordinario reperto archeologico, nonostante sia uno degli oggetti più famosi e visitati dell'intera India. Ma come si presenta questo incredibile manufatto? La colonna è di ferro massiccio. Ha un'altezza complessiva di 7 metri e mezzo e pesa quasi 7 tonnellate, il peso di un elefante adulto.
Bisogna considerare che 1600 anni fa, in India, non esistevano i moderni altiforni. Il ferro non poteva essere fuso e colato in uno stampo. La colonna deve quindi essere stata realizzata in ferro battuto. Ma come sia stato possibile realizzare un'opera così perfetta senza la moderna tecnologia, rimane un mistero. Stiamo per scoprire una possibile spiegazione scientifica del mistero della colonna di ferro, ma non solo. Scopriremo le ultime leggende sulla mitica Torre di Londra. Analizzeremo i capolavori di Stradivari alla ricerca del suo segreto. Scopriremo cosa può esserci di vero nelle profezie di San Malachia sulla fine della Chiesa. Tra un attimo, dopo la pubblicità. Tecnicamente, la parte più importante della colonna è certamente il suo capitello. Gli 8 pezzi che lo compongono sono stati progettati, forgiati e assemblati uno per uno con precisione assoluta. Il capitello è il trionfo artistico della colonna. Le sue punture sono semplicemente perfette. Cercheremo di scoprire chi realizzò la colonna e con quali tecniche. Ma resta l'interrogativo. Come mai, in 1600 anni all'aria aperta, non è stata distrutta dalla ruggine? La cosa migliore da fare è prelevare un campione della colonna. Per salire in cima alla colonna, abbiamo fatto costruire una piattaforma. Quindi, come stabilito, procediamo al prelievo di un campione di ferro sulla sommità del capitello, in un punto normalmente inaccessibile. Bisogna assicurarsi che i campioni non vengano a contatto con altri materiali per non compromettere le analisi di laboratorio. Ma dalla sommità della piattaforma possiamo vedere che sulla cima del capitello c'è un foro rettangolare. Questo dimostra che un tempo sopra il capitello c'era qualcosa che ora manca. E secondo me si trattava di un disco circolare di metallo, un chakra. Il chakra è un simbolo molto importante nella cultura indiana. Tra i differenti significati del chakra c'è anche quello di essere una delle armi del dio Vishnu, un mortale disco affusolato. Il dio Vishnu lanciava il chakra. Il disco, volando, arrivava sui nemici e li uccideva decapitandoli. E poi tornava indietro nelle sue mani, come un boomerang. L'oggetto sulla cima del capitello della colonna era davvero un chakra. Se così fosse, è da ritenere che sia stato fatto di metallo, come il resto della colonna. Ed è molto probabile che sia stato rimosso perché è ritenuto un simbolo religioso induista troppo evidente per essere collocato all'interno della moschea. Il professor Bala Subramanian inizia le analisi scientifiche nei laboratori universitari. I primi risultati sono incoraggianti. Le spaccature nello strato di ossido sono molto piccole. Non c'è spazio per l'ossigeno e l'umidità per attraversare lo strato e arrivare dentro la colonna. Quindi è proprio il sottile strato di ruggine che protegge il ferro della colonna. Ma com'è possibile? Dobbiamo fare altre analisi per scoprire quali sono i componenti della ruggine. Penso che il problema sia che gli scienziati guardano solo un pezzo per volta del rompicapo. Se guardi solo la colonna di Delhi, beh, sì, è un oggetto fantastico, ma non puoi davvero comprenderlo fino in fondo. Ma se lo confronti con altri oggetti analoghi, altrove nel mondo, vedrai che queste somiglianze formano un disegno complessivo, un disegno su scala globale.
Per continuare questa nostra indagine dobbiamo spostarci fino a Los Angeles ed incontrare uno studioso con una particolare teoria. La teoria sostiene che al mondo ci sarebbero 13 punti fondamentali, centri di altrettante civiltà. Civiltà molto più avanzate della nostra. La mitica Atlantide sarebbe stata collegata con altri 12 centri mondiali, tra cui Stonehenge, l'isola di Pasqua, la piramide di Giza e la colonna di ferro di Delhi. Secondo gli Urcei, i nostri antenati, erano tecnologicamente molto più avanzati rispetto alla società attuale. Secondo me la colonna era una futuristica Tesla coil, ovvero una bobina ad alta tensione che catturava l'energia elettrica dal terreno e la diffondeva nell'aria, come una radio. E il capitello è esattamente come la sfera in cima alla bobina ad alta tensione. L'energia è nella natura, è come la forza che muove le bussole, e questa energia è concentrata in punti ben precisi, e l'India è uno di quei punti. La colonna era una sorgente di energia senza fili che alimentava i Vimana, i veicoli volanti descritti negli antichi libri indiani. Noi induisti abbiamo antichi testi come i Veda e i Purana, in cui sono descritte le battaglie tra dei e demoni. Nei tempi antichi gli dei usavano i Vimana, i carri volanti, per combattere. Non esisteva il carburante, il petrolio o la benzina, e quei Vimana erano trainati da grandi uccelli. Quella specie di aeroplani erano così grandi che non si possono descrivere. Erano giganteschi. Potevano trasportare interi eserciti e si muovevano anche al di sopra del cielo, nello spazio esterno. Il termine sanscrito Vimana, nella mitologia indiana, indica un oggetto capace di volare nell'aria, nello spazio, o di immergersi sott'acqua. Gli dei sono rappresentati a cavallo di uccelli o di carri alati, il cui uso viene spesso descritto in battaglie epiche tra dei e demoni. Queste illustrazioni sono i disegni tecnici tratti dal Vimanika Shastra, un libro scritto all'inizio del Novecento da un mistico indiano con lo scopo di riassumere tutte le nozioni relative ai Vimana, i carri degli dei, che aveva ricavato dallo studio degli antichi testi. Che aspetto avevano, secondo la mitologia indiana, i Vimana? E cosa li muoveva? Le descrizioni tecniche spaziano dalla forma dei veicoli volanti ai materiali con cui erano costruiti. Viene anche spiegato come renderli invisibili e come comunicassero tra di loro, come vedere attraverso lo scafo dei nemici e quali armi usare per distruggerli. Se è vero che si tratta di testi scritti migliaia di anni fa, colpisce particolarmente l'accostamento degli armamenti più moderni a quelli più antichi. Si dice che Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, fosse uno studioso degli antichi testi indiani e che sapesse che quello che stava facendo era solo riscoprire cose già conosciute in passato. Ma torniamo alla colonna di ferro di Delhi e alle analisi nel laboratorio dell'Indian Institute of Technology. Nel laboratorio di Kanpur vengono effettuate nuove analisi, dal microscopio elettronico ai raggi X allo spettroscopio a scansione. I risultati ottenuti ci rivelano che la struttura della pellicola di ruggine che copre la colonna non è porosa ed è esente da rotture. Una ruggine diversa dal normale, con una componente elevata di un minerale molto particolare. Il mistero della colonna di ferro che ha affascinato la gente per secoli è ora risolto. L'eccezionale resistenza alla corrosione è dovuta alla sottile pellicola di ossido che la ricopre.
una resistenza causata dall'alto contenuto di fosforo nel ferro della colonna. Quindi il segreto della inossidabilità è nel fosforo presente nel ferro. Ma chi era in grado, 1600 anni fa, di realizzare un manufatto del genere? Nel V secolo d.C., realizzare un oggetto in ferro di queste dimensioni non solo era molto difficile, era un vero e proprio segreto. Un segreto che una tribù indiana ha conservato per migliaia di anni. Nel Madhya Pradesh, nel centro dell'India, c'è un'antica tribù, gli Agaria, che tradizionalmente hanno sempre estratto e lavorato il ferro. Una parte importante del segreto consisteva nello scegliere quel particolare tipo di roccia di ferro che non arrugginiva, una roccia ricca di fosforo. Per poter estrarre e lavorare così tanto ferro da poter costruire la colonna, dovevano possedere una tecnica molto efficace e una grande abilità. La colonna fu realizzata forgiando insieme un numero enorme di singoli pezzi di ferro. È incredibile pensare che un lavoro così rozzo possa produrre un oggetto così liscio e affusolato. Una che deve essere stata necessariamente fatta utilizzando centinaia di fabbri e piccole fornaci contemporaneamente, unendo insieme a caldo barre di ferro di circa un chilo ognuna, come fossero mattoni. Chi pagò un lavoro così difficile, lungo e costoso? Cerchiamo i possibili indizi direttamente sulla colonna. Nel ferro sono incise molte iscrizioni di periodi storici differenti, ma solo una ci rivela la sua storia. La scritta è in antico sanscrito. Lo studio paleografico prova che fu incisa subito dopo la fabbricazione della colonna, 1600 anni fa. E nonostante questo, senza nessuna particolare protezione, non c'è traccia di ruggine. Chi fu il re che volle questa meraviglia tecnologica? Il nome è scritto proprio qui. Il re con il viso della bellezza della luna piena. Chandra. Il nome del re è Chandra. Chandra Gupta Vikramaditya apparteneva alla dinastia che conquistò e unificò gran parte dell'India tra il IV e il V secolo d.C. Di lui esistono poche tracce visive, come in questa moneta d'oro. Abbiamo visto che tutta l'area della moschea fu costruita con pietre e oggetti provenienti da altri templi. Da dove veniva la colonna? Quello odierno non è certamente il suo luogo d'origine. Molti studiosi hanno confermato che Delhi non è il luogo d'origine. Esistono ancora delle tracce del luogo da cui venne la colonna? Uno degli enigmi della colonna di ferro è dove era collocata originariamente. L'iscrizione ci dice che la colonna era stata eretta a Vishnupada Giri, la collina con l'impronta del piede di Vishnu. Dov'è Vishnupada Giri? Ma allora, da dove arriva questa colonna? E dove è collocata la famosa collina sacra? Alcune ipotesi sembrano indicare due luoghi nel vastissimo territorio indiano molto lontani da dove oggi troviamo la colonna. Ma secondo altri studiosi, la colonna arriverebbe da una località poco distante da Delhi. Dov'è Vishnupada Giri? Ci sono alcuni indizi da considerare. Doveva essere un centro importante per il re Chandragupta. Doveva essere un luogo in cui fosse prevalente il culto di Vishnu e la tradizione dell'impronta del piede di Vishnu. Un luogo dove era tradizione erigere colonne. Ma esiste un luogo del genere? Io credo che la colonna venga da un luogo che attualmente è chiamato Udaigiri. Si trova nell'India centrale, in Madhya Pradesh. Nella zona di Vidisha, nel Madhya Pradesh, si trova una collina dalla forma molto particolare.
Nei secoli i nomi dei luoghi e dei fiumi sono cambiati. Oggi questa collina si chiama Udaigiri. Ma questo nome non ha radici storiche certe. Probabilmente è molto più recente dell'epoca di cui stiamo parlando. Incredibilmente la collina, vista dall'alto, mostra la forma dell'impronta di un piede. È questa Vishnu Padagiri? Abbiamo davvero trovato la collina dell'impronta del piede di Vishnu? Durante l'età dell'oro dell'India, sotto il regno del re Chandragupta, in questa collina furono scavati 19 templi nella roccia. Sono i primi templi induisti realizzati dopo secoli di prevalenza buddista del periodo degli imperatori Ashoka. Qui cerchiamo le tracce della colonna di ferro. Cominciamo dalla grotta numero 7, dove troviamo una prova certa della presenza del re Chandra in questo luogo. Questa antica iscrizione, in quanto a poetica, può essere comparata con quella della colonna di ferro di Delhi. La prima iscrizione ci conferma quindi che il re Chandragupta arrivò fin qui, ai confini del suo impero. Ora dobbiamo capire se questo era anche il luogo dedicato a Vishnu, il potente dio induista. Nel tempio numero 19 c'è un'altra scritta dell'undicesimo secolo che dice che questi templi sono attribuiti al re Chandragupta e fa riferimento al culto dell'impronta dei piedi di Vishnu, Vishnupada. Quindi anche il terzo elemento che cercavamo, ecco. Resta ora l'ultimo quesito. Questo era un luogo in cui tradizionalmente venivano erette colonne? Ci sono diversi elementi che collegano la colonna di ferro di Delhi a Udaigiri. È una tradizione di questa zona erigere colonne in onore degli dei. Sono sicuro che questo sia stato un centro astronomico nel periodo di Chandragupta Vikramaditya. Siamo sul Tropico del Cancro. Tutti gli osservatori del passato in India erano localizzati sul Tropico del Cancro. Solo in un luogo posizionato sulla linea del tropico è possibile sapere con esattezza in quale giorno dell'anno ci troviamo, perché il solstizio d'estate e quello d'inverno sono gli unici giorni dell'anno in cui a mezzogiorno il sole è allo zenith e non c'è ombra. Proprio grazie all'osservazione del sole, i bramini degli osservatori astronomici erano in grado di prevedere con molta precisione l'arrivo dei monsoni e delle inondazioni. In un paese che viveva principalmente di agricoltura, questo naturalmente si traduceva in un immenso potere. Ma se davvero tutti gli elementi della collina erano stati collocati secondo un preciso progetto astronomico, dove era situata la colonna di ferro? Da qui si vede che il passaggio è stato realizzato con un'angolazione particolare. Nel solstizio d'estate, i raggi del sole entrano nel sentiero. Credo che la colonna di ferro si trovasse qui, in modo che all'alba del primo giorno d'estate i raggi del sole proiettassero l'ombra della colonna esattamente verso il tempio del Vishnu dormiente. Se la colonna era posizionata all'inizio del sentiero, proviamo ad immaginare cosa accadeva ogni anno il primo giorno d'estate. All'alba del solstizio d'estate, l'ombra della sommità della colonna saliva lungo il sentiero che porta in cima alla collina fino al tempio del Vishnu dormiente. E il piede di Vishnu veniva illuminato dai raggi del sole. Vishnu Padagiri, la collina con l'impronta del piede di Vishnu. Ma stiamo per fare un'altra scoperta, ancora più emozionante. Questo è il bassorilievo più importante di Udaigiri. Mostra Vishnu nell'incarnazione di Varaha. Qui c'è il re Chandragupta Vikramaditya e il suo ministro Virisena. Nella sesta riga dell'iscrizione sulla colonna di ferro di Delhi è scritto che il re
con lo sguardo rivolto al suo dio, eresse lo stendardo di Vishnu qui, a Vishnupadagiri. Era la descrizione poetica di quello che ancora oggi vediamo in questo luogo. Secondo l'archeologia ufficiale, non ci sono ancora prove sicure che la colonna di ferro di Delhi venga davvero da questo luogo, che questa sia realmente la collina di Vishnu. Per stabilirlo, cerchiamo l'ultimo definitivo indizio. Un indizio che troviamo inaspettatamente davanti alla grotta numero 6, dove c'è un piccolo bassorilievo in cui vediamo per la prima volta insieme Vishnu, il chakra e il capitello della colonna di ferro. È come vedere una fotografia antica di 1600 anni. Ma è davvero possibile? Per scoprirlo, proviamo a sovrapporre l'immagine del bassorilievo alla vera colonna di Delhi. Sembra proprio di vederlo sulla cima del capitello. Ecco come cambierebbe l'immagine della colonna di ferro se il chakra fosse di nuovo in cima. L'effetto è così realistico che ci domandiamo: dov'è oggi il chakra? Un nuovo mistero da risolvere. Una storia affascinante, ricca di mille sfaccettature emerse nel corso della ricerca che ci hanno lasciato realmente stupiti. Bene, è arrivato il momento di voltare pagina, di entrare in un mondo speciale, particolari che sembrano ideali, quasi fatti apposta per Voyager. Che stupefacente città m'apparve Londra quando la vidi da lontano. Il teatro di tutte le avventure dei miei eroi favoriti. Avventure che vi si rappresentavano in continuazione. Nella mia mente si fece subito strada il pensiero che tale città doveva essere, più di ogni altra al mondo, piena di meraviglie e di maledizioni. Queste le parole che scriveva Charles Dickens nel 1850. 150 anni fa raccontava una Londra diversa da quella di oggi. Queste parole le troviamo nel suo splendido romanzo David Copperfield. È cambiata Londra, sì, è cambiata, ma quella che vi vogliamo raccontare questa sera è una Londra ancora misteriosa, una Londra che viene raccontata dalle sue cattedrali, dai suoi monumenti, dai suoi segreti. Al termine di questo viaggio sveleremo anche il segreto di Charles Dickens, ma prima dobbiamo affrontare un viaggio splendido in una Londra ancora sconosciuta. Le prime notizie di Londra sono dell'anno 43 a.C., partendo dalla colonizzazione romana. I romani, infatti, fondarono la città di Londinium. Ma il primo borgo avrebbe avuto origine dai Celti. Ma non solo. La leggenda vuole che la nascita della città sia legata alla mitica saga troiana. Brutus di Troia, nipote di Enea, avrebbe infatti fondato nel 1100 a.C. Landin, da cui Londra. Di questo villaggio chiaramente i romani, questa è una caratteristica di tutta la colonizzazione della Britannia, conservarono in parte le usanze e le tradizioni locali e quindi nella storia di questa città chiaramente quelle che sono le leggende e i miti celtici continuano ad esistere pure nel corso dell'esperienza romana e poi man mano nel corso dei secoli. C'è anche chi sostiene che Landin sia una parola proveniente dal druido e significhi punto alto, sacro. Quello che è certo è che i romani costruirono le mura e fortificarono la città. E uno dei segni di questo cambiamento è nella costruzione delle mura.
costruzione che segue quelle che sono le direttive dell'architettura romana, ma che però si lega anche a quelle che sono le tradizioni, le leggende della cultura celtica, e esistono tutta una serie di riferimenti, soprattutto numerici, che ne costituiscono una delle caratteristiche. Le mura della città nascondono dei veri e propri significati simbolici. Camminarci intorno era considerato un rito propiziatorio, per esempio, ma anche attraversarla era importante. Si lasciava il caos per entrare in un luogo protetto e sicuro. La prima cerchia di mura fu costruita dai romani nel 200 d.C. Le mura assunsero da subito l'immagine di potere protettivo al femminile. Ma non solo. A Londra erano presenti 6 porte, numero che si collega all'uomo spiritualizzato, l'uomo che si protende verso l'alto. Del Medioevo era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Era una città scura, pericolosa, terribile, ricca di malviventi e maledizioni. Stiamo per andare a vedere un luogo realmente terribile, forse il più drammatico di quelli che al tempo si trovavano in questa città. Ma prima dobbiamo invece parlare del Tamigi, il fiume che oggi scorre calmo e placido, un tempo raccontava storie. In antichità il Tamigi era usato come cimitero. Qui i corpi dei defunti venivano gettati nell'acqua con una pietra attaccata al collo per andare a fondo. Ma qui erano anche realizzate le prime prigioni, prigioni molto temute perché malsane e che spesso portavano alla morte del detenuto. Non solo, dal fiume si raggiungevano le terribili carceri attraverso questa porta, il Traitor's Gate, la porta dei traditori. Era un luogo terribile, un luogo che riecheggiava di urla e di lamenti. Venne costruita nel 1240 da Enrico III. Subito dopo essere stata costruita, proprio il primo giorno di San Giorgio venne un forte temporale e crollò il cancello. L'anno dopo, stesso giorno, sempre San Giorgio, crollò un'altra volta. Allora nacque una leggenda intorno a questo luogo. Un frate disse di aver visto un giorno il fantasma di Sir Becket cercare di demolire questo ingresso con un crocifisso. Il prete disse che il fantasma proclamava che la nuova costruzione non era per la giustizia e il bene comune, ma per l'ingiuria e il pregiudizio dei londinesi. Dato che fu il nonno del re ad aver causato la morte del santo, Enrico III trovò saggio includere un piccolo oratorio nella torre della nuova costruzione, dedicandola a Sir Thomas Becket. Anche questo accorgimento non fu sufficiente. Le stanze dell'oratorio hanno ancora oggi la reputazione di essere infestate, porte che si aprono e chiudono senza apparente ragione, apparizioni della figura di un monaco in saio marrone o alle volte solo il rumore di passi sospetti, incluso il caratteristico rumore dei sandali monastici. Ecco il luogo più temuto nella città del Medioevo, quella fortezza è la famosa Torre di Londra. Ve ne stiamo parlando da un altro ponte, altrettanto famoso, il Ponte di Londra.
Ma torniamo alla fortezza. Dunque, la Torre di Londra ha anche intorno a sé delle leggende. Pensate, una è antichissima, la raccolta e tramandata addirittura a Shakespeare, dicendo che la prima pietra di questa fortezza era stata posta addirittura da Giulio Cesare, ma non è la verità. La verità è un'altra. Guglielmo il Conquistatore cominciò la costruzione nel 1078 d.C., ne fece la sua residenza reale. Dopo invece divenne una prigione, la più terribile, la più temuta dell'intero regno. La Torre di Londra è la più antica fortezza d'Inghilterra. Sorge all'angolo nord-est della città e ha la forma di un pentagono irregolare. Costituita da un complesso di edifici e bastioni, si estende per circa 80.000 metri quadri di terreno. La sua trasformazione in carcere le diede fama cupa e spettrale, come la Londra medievale. Storie e di leggende, e la torre non fa eccezione. Parliamo della leggenda dei corvi. Infatti si dice che quando l'ultimo corvo andrà via dai giardini della Torre di Londra, cadrà la monarchia inglese. Di solito non si crede a tutto questo, ma sentite cosa è successo a Carlo II. Aveva dato record perché diceva l'astronomo di essere disturbato nel corso della notte dai continui voli dei corvi che disturbavano appunto le osservazioni. Cosa fece Carlo II? Una volta saputo della leggenda, trasferì l'osservatorio a Greenwich, un luogo che conosciamo bene, e decise di lasciare i corvi in pace. Ci sono sempre stati almeno 6 corvi nella Torre di Londra. Le ricerche di Jeff Parnell, lo storico ufficiale della torre, hanno constatato che i primi documenti riguardanti i corvi nella torre risalgono al 1895. Prima della riapertura al pubblico della torre, il 1 gennaio 1946, ci si assicurò che una nuova comunità di corvi fosse presente. I volatili sono accuditi dai Raven Master. Attualmente ci sono 8 corvi, le cui ali sono state sfoltite per evitare che volino via. La Torre di Londra era anche utilizzata per detenuti eccellenti, come personaggi di alto lignaggio, e per dissidenti religiosi. Ma mentre i primi vivevano con qualche agio, qui possiamo vedere una cella rimasta uguale nel tempo, i secondi, i dissidenti religiosi, avevano una vita carceraria molto più dura e spesso venivano torturati. La Torre di Londra è stata spesso utilizzata come luogo di detenzione e di tortura per gli avversari politici della corona inglese. Un luogo tetro, cupo, da cui soltanto pochi hanno fatto ritorno. Il primo prigioniero fu nel 1100 Ranulf Flambard, vescovo di Durham. Fu condannato dopo essere stato riconosciuto colpevole di esorcismo. Il prigioniero fu uno dei fautori dei vari miglioramenti apportati alla torre dopo che il primo architetto, Gandulf, ritornò a Rochester. Quella dei corvi naturalmente è solo una leggenda, anche se la corona dà parecchio credito a questa storia. Non sono invece leggende i racconti che ci parlano di torture. Proprio in questi ambienti venivano eseguite. Qui sono stati torturati centinaia di uomini, ma anche donne. È la storia di una donna che vogliamo adesso raccontarvi. Si chiamava Margaret Paul, fu qui torturata per molti giorni ed infine decapitata.
Margaret Pole, contessa di Salisbury, fu uccisa nella torre nel 1541. Questa coraggiosa e anziana donna aveva superato i 70 anni. Pagò a causa del comportamento del figlio, il cardinale Pole, che screditava le dottrine religiose del re Enrico VIII. Quando Enrico VIII decise di intervenire per mettere fine a questi eventi, si rese conto che il cardinale, messosi in salvo in Francia, era fuori dalla sua portata. La vendetta, così, venne messa in opera contro la madre. Anziché sottomettersi al boia, tuttavia, la donna rifiutò di sdraiarsi a terra. La scena fu straziante. Margaret Pole fu inseguita dal boia e colpita selvaggiamente numerose volte, fino alla morte. Stiamo per scoprire le ultime leggende sulla mitica Torre di Londra, ma non solo. Analizzeremo i capolavori di Stradivari alla ricerca del suo segreto. Scopriremo cosa può esserci di vero nelle profezie di San Malachia sulla fine della Chiesa. Sì, ma tra pochissimo, dopo la pubblicità. La vera colpa di Lady Margaret Pole è stata quella di essere una discendente dei Plantageneti e la madre di un dissidente che, riparato in Francia, avversava il progetto di Enrico VIII di divorziare dalla prima moglie per sposare Anna Bolena. Un'altra colpa è stata quella di non aver avallato, lei cattolica e quindi contraria al divorzio e allo scisma dalla Chiesa di Roma, il matrimonio di Enrico VIII con Anna Bolena. Nella Torre di Londra furono rinchiusi anche personaggi molto importanti, 7 di questi vennero addirittura uccisi. Il terribile periodo di Enrico VIII, vi ricordato, fu lui stesso a condannare a morte Tommaso Moro perché non lo aveva riconosciuto come principale responsabile della Chiesa inglese. Era il 1535. Enrico VIII fece decapitare anche sua moglie, Anna Bolena, incolpandola di adulterio. Era il 1536 e si dice che da queste parti, nelle sale della torre, ancora vaghi il suo fantasma. Il fantasma di Anna Bolena è stato visto di frequente sia nella Torre Verde, dove fu decapitata, sia in maniera più spettacolare nella Cappella Reale, situata nella Torre Bianca. Uno degli avvistamenti del fantasma di Anna Bolena risale al 1864 ed è stato fatto da una sentinella di guardia alla Queen's House. La guardia vide una forma bianca velata che apparve all'improvviso. Quando nessuno rispose alle sue intimazioni, questi puntò la sua baionetta contro la figura e venne sopraffatto dallo shock quando si accorse che l'arma poteva attraversarla senza incontrare alcuna resistenza. Questa storia venne confermata da 2 testimoni che videro l'intera scena da una finestra della Bloody Tower. Dal 1600 in poi nella torre vennero rinchiusi solo nobili. Prima è stato un luogo di terrore per centinaia di uomini che vi venivano chiusi e torturati. Abbiamo parlato di uomini, sì, furono tutti uomini, tranne in un solo caso.
prigioniero in quel periodo fu anche il braccio destro di Hitler, era Rudolf Hess. Nella prima guerra mondiale 11 spie tedesche vi furono fucilate. L'ultima esecuzione nella storia della Torre di Londra è stata quella della spia tedesca Josef Jacobs, fucilato il 14 agosto del 1941. Negli anni successivi, il delfino di Hitler, Rudolf Hess, fu imprigionato nella torre per 4 giorni. Il comandante di stormo della Royal Air Force, George Salaman, fu messo nella stessa cella sotto copertura. Si fingeva un ufficiale della Luftwaffe per poter spiare Hess. Salaman fu l'ultimo inglese imprigionato. Ma Londra non è solo la torre, la città è ricca di storie di assassini, storie noir. Chi può aver dimenticato quella del primo serial killer, Jack lo Squartatore? Pensate, uccise in pochi mesi 5 donne e mai si riuscì a scoprire il suo nome. C'è chi ipotizzò si trattasse di un medico, infatti Jack lo Squartatore toglieva degli organi interni alle sue vittime. Uccise 5 donne in un tempo brevissimo, abbiamo detto. Infatti cominciò il 31 agosto e finì il 9 novembre del 1888. Nell'autunno del 1888, per 3 mesi, seminò il terrore nelle strade di Londra, uccidendo e facendo scempio di almeno 5 donne. Secondo la leggenda, uccise le sue vittime vestito da gentiluomo e scrisse lettere provocatorie. Colpì prevalentemente nella zona popolare dell'East End, mutilando profondamente le proprie vittime, ad una asportando un rene, oppure i genitali, o ancora il cuore. I giornali seguirono con ampio risalto la vicenda, che sconvolse la società londinese dell'epoca. Ma poi smise di uccidere e svanì nel nulla, fra le nebbie londinesi. Oggi, ad oltre un secolo da quei crimini, la sua identità resta ancora un mistero. Anche le più moderne tecnologie di indagine non sono riuscite a dare un nome a Jack the Ripper. Forse era qualcuno che viveva nell'East End con un lavoro regolare e magari persino con una famiglia. E se allora non venne mai sospettato, la sua vera identità è destinata a perdersi nella storia. Ci troviamo a Mortlake, un sobborgo di Londra. Qui è vissuto John Dee e in questo cimitero sarebbe sepolto, ma non si sa dove, perché molte lapidi antichissime hanno perso i nomi scritti sopra, quindi non si può rintracciare la sua tomba. John Dee era un famoso alchimista e astrologo. Nel 500 era arrivato addirittura alla corte della regina Elisabetta, che chiedeva a lui delle divinazioni. Si dice abbia addirittura costruito un oggetto magico. La chiamava la mano della gloria. Si trattava della mano di un impiccato disseccata e conservata in salamoia. John Dee avrebbe costruito la più potente, la Sigillum Emet. Costruendo una candela con il grasso di un malfattore giustiziato tramite impiccagione, accendendola e infilandola nella mano della gloria come un candeliere, la mano avrebbe paralizzato tutti coloro a cui fosse stata mostrata. G.
John Dee è l'ultimo grande esponente del Rinascimento inglese e direi anche del Rinascimento europeo. Uomo di enorme cultura, di vastissime letture, ma anche colui che ispirò la politica della regina Elisabetta, la nuova politica di espansione verso il nuovo mondo, dapprima verso l'Europa e verso i Paesi Bassi e poi verso il nuovo mondo. John Dee non era solo un potente mago, ma anche un grande astrologo. La stessa Elisabetta I si fece consigliare la data migliore per l'incoronazione. Prima di lei, Maria Tudor si fece fare l'oroscopo, oggetto di una biblioteca nazionale, che corrisponde alla base originale del British Museum. Londra è anche una città dalle inquietanti geometrie esoteriche. Più volte abbiamo parlato dei triangoli magici. Il primo, quello bianco, ai vertici vede Torino, Lione, Praga, mentre quello nero, quello della magia nera, ancora una volta a Torino, ma insieme a Torino San Francisco e proprio Londra. Sarà per questo che Londra nel tempo ha ospitato personaggi legati all'esoterismo e al satanismo, uno tra tutti, Aleister Crowley. Detto il Mago Nero, è il più famoso esponente delle tradizioni magico-occulte del XX secolo. Fu poeta e pittore, mistico e sperimentatore di droghe. Nel 1920 la stampa inglese lo definì l'uomo più malvagio del mondo. Lo stesso anno si trasferì a Cefalù, in Sicilia, dove fondò una nuova religione legata al sesso e alle pratiche magiche, in una villa presa in affitto che chiamò l'Abbazia di Telema. Fu espulso dall'Italia in seguito alla morte di uno dei suoi adepti. Dopo varie peripezie in giro per l'Europa, tornò a Londra per gli ultimi giorni. Era malato e morì il 1 dicembre del 1947. Il suo ultimo dottore, un medico di nome Thompson, morì il giorno dopo di lui. Molti legarono questo decesso all'ultima maledizione di Crowley. Abbiamo raccontato una Londra che oggi non c'è più, è cambiata, è diventata una metropoli moderna, ma quello che abbiamo vissuto si può ritrovare nei libri di storia. Prima di chiudere però eravamo rimasti in sospeso con una storia che riguardava Dickens. Bene, Dickens aveva una forte antipatia per una data, il 9 giugno. Il 9 giugno del 1859 viaggiava su un treno che ebbe un grave incidente. Da un ponte caddero tutti i vagoni, tranne uno, proprio il suo. Da quel giorno cominciò a pensare che il 9 giugno non portava più sfortuna, anzi, gli aveva in qualche modo salvata la vita. Bene, ma le cose sono cambiate 11 anni dopo. Era il 1870 e non il 9 giugno, ma l'8 giugno ebbe un colpo apoplettico. Di solito in quel periodo si moriva istantaneamente, ma lui non morì, visse altre 24 ore e morì proprio il 9 giugno. Non una storia, non una leggenda, uno scherzo del destino. Londra continua a riservare delle storie affascinanti, appassionanti, talvolta leggere come quella che vi abbiamo raccontato, talvolta molto più importanti come quelle che ci hanno accompagnato in questa notte. La morte, gli incendi e i furti rendono tutti gli uomini uguali. La
Cambiamo argomento, arriviamo al centro della nostra astronave, scendono gli schermi e cominciamo a parlare di Stradivari. Basta questa parola per far capire a chiunque che si sta parlando dei migliori violini al mondo. Basti pensare che nel 2006 uno dei suoi violini è stato battuto da Christie's a New York per la cifra record di 3 milioni e 400 mila euro. Ma nella storia di questo leggendario maestro si nasconde qualcosa, un segreto che ancora oggi non è stato svelato. La stessa vita di Antonio Stradivari sembra avvolta nel mistero. Figlio di Alessandro Stradivari e Anna Moroni, non conosciamo con certezza né il luogo né la data in cui nacque. Dai registri della parrocchia di Sant'Agata sappiamo che Stradivari si stabilì in quel quartiere di Cremona nel 1667, anno nel quale sposò la sua prima moglie, Francesca Ferraboschi. Nel registro parrocchiale è anche riportato che nel 1668 Antonio aveva 28 anni. Sul registro, 10 anni dopo, gli è attribuita l'età di 29 anni. Sempre secondo lo stesso registro parrocchiale, nel 1736 Stradivari risulta avere 87 anni. A confondere ulteriormente le idee contribuiscono due etichette apposte all'interno dei suoi violini. In una è indicato che nel 1732 il maestro aveva 89 anni, nell'altra del 1736 che ne aveva 92. Così la data di nascita di Antonio Stradivari è stata da sempre fatta risalire a un periodo compreso tra il 1644 e il 1649. Anche se, dopo un lungo studio, Andrea Mosconi, conservatore dei beni liutai di Cremona, ha concluso che l'anno di nascita di Antonio sia il 1644. Tutta la vita di Antonio Stradivari e la sua straordinaria attività professionale si legano comunque alla città di Cremona. La fama dei suoi violini e del loro suono perfetto cominciò a circolare in tutta Europa e anche oggi è diffusa nel mondo. Nessuno ha mai raggiunto il suo livello e resta un mistero come Stradivari sia riuscito a raggiungere una tale perfezione. Si dice che usasse una vernice particolare e di cui conservò gelosamente la formula, una formula che resta tuttora sconosciuta. Moltissimi studiosi hanno tentato di isolare l'elemento magico che rende gli strumenti di Stradivari unici e irraggiungibili. La vernice è stata da molti considerata quell'elemento. Un gruppo di ricercatori di Londra, dopo aver analizzato i frammenti di un violoncello realizzato dal maestro nel 1711, è giunto alla conclusione che il segreto della vernice debba essere fatto risalire alle ceneri vulcaniche della regione cremonese. Secondo uno studioso del Texas, inoltre, le vernici usate erano arricchite con cristalli minerali submicroscopici. Ne sono stati individuati 22, ma ve ne sarebbero ancora altri. Nel 1990, in una nota farmacia cremonese nel centro storico, durante una fase di ristrutturazione dei mobili d'epoca, è stato trovato in un doppio fondo un testo. Il testo parla della farmacopea augustana, datato 1734. Le sostanze resinose citate su questo testo presumibilmente sono quelle sostanze che sono state usate per la preparazione delle vernici ai tempi di Stradivari. Eppure, nonostante ormai la ricetta base utilizzata dal grande maestro sia nota, il segreto delle sue geniali aggiunte continua. Studi più recenti sostengono che la perfezione del suono sia il risultato di una combinazione di fattori: la curvatura, il legno usato, lo spessore, l'inclinazione, il colore e la chimica. Caratteristica principale dei violini Stradivari è la potenza e la corposità del suono. Pensate, Stradivari ne realizzò circa 1100, ma a noi ne sono arrivati solo 50 esemplari. I 50 esemplari che sono arrivati fino a noi in condizioni integre sono suonati oggi dai migliori esecutori del mondo. Nonostante le analisi con le più sofisticate tecnologie, nessuno però è ancora riuscito a stabilire quali tra gli elementi che compongono la miscela della vernice abbia la prerogativa di far acquistare ai violini la straordinaria sonorità per cui sono noti.
Le ricerche, anche internazionali, hanno permesso di conoscere gli elementi chimici della vernice. Ma tutto questo non basta a spiegare il segreto dei suoi violini. Secondo quanto finora scoperto, Stradivari, al fine di rinforzare la struttura del legno, usava una preparazione vitrea, un composto di potassa, salice e carbone. Dopo una lunga esposizione a questo composto, il legno diveniva quasi cristallizzato e ciò conferiva un'eccellente resistenza al tempo. A questo punto, la vernice non poteva essere applicata direttamente, perché avrebbe reagito chimicamente col primo strato. Così Stradivari applicava un secondo strato, un isolante composto da albume, miele, zucchero e gomma arabica. Infine stendeva un sottile strato di vernice che non entrava in profondità nel legno del violino. Per i suoi strumenti Stradivari utilizzava l'acero dei Balcani nella realizzazione del fondo, delle fasce e del manico, l'abete rosso della Val di Fiemme per la tavola. La leggenda racconta che facesse rotolare i tronchi e che ne ascoltasse il suono per scegliere i migliori. La straordinaria capacità del maestro di sentire il legno sarebbe però anche stata aiutata da un fattore esterno, la piccola glaciazione, un periodo di freddo intenso e di clima rigido che interessò l'Europa continentale tra il XVII e la prima metà del XVIII secolo. E qui entra in gioco il fattore fortuna. Secondo una teoria, le particolari condizioni climatiche portate dalla piccola glaciazione avrebbero causato una diminuzione dell'attività fotosintetica delle piante, riducendone la crescita e aumentando la compattezza e l'elasticità del legno. Grazie a questo fatto, Stradivari avrebbe quindi avuto la possibilità di usare legni privi di imperfezioni. Il suo talento fu nel saperli comunque riconoscere. Un talento straordinario, una dote sorprendente, quella di sapere misurare le capacità del legno a orecchio, che, unita alla grande esperienza e a condizioni favorevoli, ha fatto sì che più di 300 anni fa un uomo solo costruisse degli strumenti musicali perfetti, il segreto di una perfezione che il maestro ha portato con sé nella tomba. Antonio Stradivari continuò a lavorare fino agli ultimissimi giorni della sua vita e morì molto vecchio, il 18 dicembre 1737 a Cremona. Venne sepolto nella Basilica di San Domenico, nella tomba di famiglia che era all'interno della Cappella del Rosario. Ma nel 1868 la Basilica è stata venduta dal comune a un privato per 42.000 lire ed è stata abbattuta dal nuovo proprietario per fare spazio a più moderne costruzioni. Insieme alla chiesa andarono distrutte tutte le tombe che essa conteneva. Nell'area in cui sorgeva San Domenico ci sono oggi i giardini pubblici di Piazza Roma. Una lastra tombale è tutto ciò che resta a ricordo del passaggio terreno del grande Antonio Stradivari. Una leggenda racconta che nei giorni della demolizione di San Domenico si è giunto a Cremona un misterioso personaggio sconosciuto. L'uomo si sarebbe aggirato silenzioso tra le mura demolite e dopo una ricerca solitaria di alcune ore ne avrebbe tratto un teschio molto sviluppato, in particolare nell'osso frontale. Il misterioso personaggio avrebbe deposto il teschio in una borsa e, come era apparso, sarebbe scomparso, portandosi via forse per sempre tutto ciò che restava di Antonio Stradivari. Così, della missione quasi angelica del grande maestro, della sua vita interamente dedicata alla ricerca di una perfezione del suono che ha del celestiale, non ci è rimasto altro che lo straordinario prodotto. Torniamo a parlare di un argomento realmente suggestivo. Quelle che noi oggi chiamiamo fantasie, leggende, un tempo erano storia. Una storia trasmessa per via orale, quindi spesso si modificava tutto mano a mano che il tempo passava. Bene, ci sono invece delle storie, delle leggende, delle profezie che sono state scritte. Come la profezia di Malachia,
un uomo pio, un uomo attento, e tanto è vero che è diventato santo, San Malachia. Pensate, lui ha fatto una profezia molto particolare, poi riscritta nel tempo, ma tra poco scopriremo tutti i passaggi di questo viaggio. Lui ha predetto tutti i nomi dei papi fino all'ultimo. C'è chi dice che il papa che lui ha nominato come ultimo sia l'attuale papa. Cerchiamo di capire meglio cosa ci racconta Malachia e la sua profezia sui papi. In persecuzione extrema, Sancte Romane Ecclesie. Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, siederà Pietro il Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni. Quibus transactis. Passate queste, la città dei sette colli crollerà e il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Amen. Questa profezia, una delle più terribili di tutta la storia, non è stata scritta da uno stregone, da un mago, da un sensitivo, ma da un uomo al di sopra di ogni sospetto. Infatti queste parole terribili per il futuro della Chiesa Cattolica arrivano da un santo. Il suo nome, San Malachia, e le sue parole sembrano aver attraversato indenni 800 anni di storia. Anno del Signore 1148. Secondo la leggenda, San Malachia riceve la visione di tutti i papi che siederanno sul soglio di Pietro fino alla fine della Chiesa. I manoscritti vengono però raccolti e pubblicati ufficialmente per la prima volta solo nel 1595 dal monaco benedettino Arnold Vion nella Profezia De Summis Pontificibus. Si tratta di un elenco di 112 papi e a ognuno è associata una frase da decifrare. La lista inizia con Celestino II e, facendo i conti, sembrerebbe finire proprio con Benedetto XVI, l'attuale pontefice. Una profezia scritta, quindi, che lascerebbe intendere che l'attuale sarebbe l'ultimo papa. Drammatica allora, ma secondo alcune interpretazioni così drammatica potrebbe non essere, lo vedremo tra poco. Riguardo al passato della profezia, appunto perché scritta, allora andiamo a vedere quando invece è stata precisa. Nella profezia di Malachia a ogni pontefice è dedicata una riga, poche parole in latino che anticipano la sua elezione. Analizziamo alcuni esempi. Il primo papa della lista, Celestino II, viene annunciato dalla frase Ex Castro Tiberis, che si può tradurre come dal castello del Tevere. Il pontefice effettivamente era di Città di Castello, il principale centro umbro sull'alta valle del fiume Tevere. Per Lucio II la profezia annuncia invece Inimicus Expulsus, ovvero il nemico espulso. Il cognome del futuro pontefice era esattamente Caccia Nemici. La frase che anticipa Papa Eugenio III è Ex Magnitudine Montis, e il pontefice era signore di Monte Magno. Il celebre Celestino V viene invece profetizzato dalla frase Ex Eremo Celsus, elevato dall'eremo. Il futuro papa Pietro da Morrone era proprio un eremita. Le coincidenze iniziali sembrano impressionanti, ma come
in molte profezie l'interpretazione non riesce a rendere al 100% il vero significato di quanto scritto. Quindi si può interpretare in una maniera o anche in un'altra. Ma cerchiamo di conoscere meglio Malachia, questo affascinante santo irlandese. San Malachia nasce nel 1094 in Irlanda. Venne battezzato come Melmedoc e poi latinizzato in Malachia e venne istruito dall'abate di Armagh, di cui diventò arcivescovo nel 1132. La sua vita fu scritta da Bernardo di Chiaravalle, un altro importante santo della Chiesa Cattolica, che conobbe Malachia e che scrisse la regola alla base dell'ordine dei Cavalieri Templari. Malachia riformò e riorganizzò la Chiesa irlandese e la portò ad essere sottoposta a Roma, verso cui viaggiò nel 1139, attraversando Scozia, Inghilterra e Francia e visitando Bernardo a Chiaravalle. In quel viaggio incontrò Papa Innocenzo II e venne nominato legato pontificio per l'Irlanda. Nel 1148 intraprese un secondo viaggio verso Roma, che però non raggiunse mai. Ravalle, infatti, si ammalò e morì tra le braccia di Bernardo il 2 novembre, come egli stesso aveva profetizzato. San Bernardo ne fece l'elogio funebre. È curioso notare come San Malachia venga festeggiato il 3 novembre, per non sovrapporsi alla celebrazione dei defunti del 2 novembre, che però sarebbe il suo reale giorno deputato. Dunque la vita del santo Malachia è stata costellata di miracoli e profezie, ultima delle quali riguardanti addirittura la sua morte. Secondo alcuni però, tornando alle profezie e in particolar modo a quella dei papi, c'è stata una differenza tra le prime, quelle fino al 1600, e quelle successive. Infatti le prime sarebbero molto più precise delle seconde. Una possibile spiegazione chiama in causa il benedettino Vion, l'uomo che le rese pubbliche. La profezia De Summis Pontificibus viene pubblicata per la prima volta solo nel 1595, cinque secoli dopo San Malachia, da Arnold Bion, un benedettino belga. La profezia viene pubblicata in un momento difficile per la Chiesa. Urbano VII è stato papa per soli 12 giorni e la riforma protestante sembra dilagare. C'è chi pensa che la pubblicazione delle profezie potrebbe essere stato un tentativo di dare un segnale di stabilità, di rassicurare il mondo che ci saranno almeno altri 112 papi. Il testo delle profezie di Malachia viene stampato per la prima volta a Venezia nel 1595 da un religioso, Arnold Vion. Lo mette in un libro che dalle stampe appunto in quell'anno intitolato Lignum Vitae. Però la profezia circolava già da qualche anno e gli storici posteriori diranno che venne fabbricata nel conclave del 1590, un conclave tumultuoso, durò 57 giorni, e quello da cui, diciamo così, sorse l'elezione di Gregorio XIV. Io personalmente ho visionato questo libro Lignum Vitae negli archivi vaticani, che dove è un grosso due volumi di storie dei Benedettini, di cui quattro pagine riportano questa cosa, che sia stato manomesso in questo tempo della Controriforma, quando la Chiesa cercava di ristabilire la propria posizione e tante altre cose, è probabile, perché alcuni motti fanno pensare che c'è stata una manomessa, però questo riguarda tre o quattro motti di quell'epoca. In ogni caso, dal 1595 le profezie sono scritte e quindi possono essere verificate e controllate. Allora proviamo a farlo magari con i papi più recenti, quindi quelli che conosciamo meglio. È
è possibile che una profezia scritta possa aver identificato con secoli di anticipo anche i pontefici che abbiamo conosciuto? Il 107° Papa predetto da Malachia è identificato dalla frase «Pastor et nauta», «pastore e marinaio». Angelo Roncalli era effettivamente uomo di umili origini, pastor, e fu patriarca di Venezia. Il 108° è profetizzato come flos florum, cioè fiore dei fiori. Il giglio è da sempre chiamato il fiore dei fiori. E nello stemma di Giovan Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, appaiono proprio tre giglie. Nel 1978 sale al soglio di pietro Albino Luciani, che prende il nome di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato dura però solo 33 giorni e per lui Malachia aveva predetto «De medietate lune», che alcuni interpretano come «il tempo di una luna», proprio la durata del suo papato. I successivi 27 anni sono invece quelli di Giovanni Paolo II, che nella profezia veniva annunciato come De labore solis, che può essere tradotto come della fatica del sole. C'è chi interpreta la profezia pensando che Karol Wojtyła è il papa che ha visitato più paesi in assoluto, portando la Chiesa ad avere un dominio su cui non tramonta mai il sole. Il motto che descrive Papa Wojtyła, De labore solis, che vuol dire della fatica del sole, potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che Papa Wojtyła nacque proprio il giorno in cui vi fu un'eclisse di sole. Tra l'altro è anche interessante il fatto che il suo funerale fu celebrato proprio il giorno in cui si verificò un'altra eclisse di sole. E chi si intende un po' di astronomia sa che le eclisse di sole sono dei fenomeni estremamente rari. Infine, per l'ultimo papa predetto dai motti di Malachia, si ha la frase Gloria Olive, ma la possibile interpretazione riguardo al pontefice Benedetto XVI è ancora prematura. Molti pensano però a un legame con l'ulivo, simbolo di pace. Benedetto XVI è quindi l'ultimo papa a cui la profezia probabilmente dedica una riga, ma c'è dell'altro, una frase che abbiamo ascoltato all'inizio di questo nostro viaggio. Riascoltiamola insieme. In persecuzione extrema, Sancte Romane Ecclesie. Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, qui pasce tove si muore, siederà Pietro il Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni. Quibus transactis. Passate queste, la città dei sette colli crollerà. Et iudex tremendus judicat. E il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Amen. La profezia di Malachia parla di un ultimo papa che vive nell'epoca attuale, cioè nel XXI secolo. D'altra parte, l'umanità, dalla metà del secolo scorso, ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la capacità di autodistruggersi. Questo è dovuto all'invenzione, proprio verso la metà del secolo scorso, della bomba atomica, che ha dato all'uomo la possibilità di annientarsi.
Attualmente la nostra civiltà si trova ad affrontare numerosi problemi molto seri. Pensiamo ad esempio alla possibile fine del petrolio, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, all'escalation del terrorismo, al riscaldamento globale, al cambiamento climatico. Tutti questi problemi, se non seriamente affrontati, potrebbero determinare una catastrofe, addirittura la fine del mondo. La fine dei tempi è un concetto centrale nella tradizione ebraica, anche nella tradizione cristiana, perché la storia dell'umanità è portata da Dio verso un compimento, verso una meta. La fine dei tempi indica proprio questo e non ha un aspetto prima di tutto negativo, ma significa il passaggio a una nuova dimensione di vita, cieli nuovi e terra nuova, come si dice fin dall'Antico Testamento, quindi c'è un fatto positivo. Quindi le ultime righe della profezia di Malachia rimangono aperte a più interpretazioni. Potrebbe trattarsi di un sacerdote romano, oppure di un cardinale operante a Roma, o ancora di un papa che si imporrebbe il nome Pietro II. Pietro I, Pietro ha fondato la Chiesa, Pietro II chiuderebbe questa lunga parentesi, magari perché il Messia torna sulla terra. Bene, ma le profezie che riguardano i papi sono anche molte altre, insomma Malachia non è stato l'unico. Il più famoso profeta della storia è senza dubbio Nostradamus. Nelle sue quartine vengono spesso nominati pontefici, ma mai esplicitamente un ultimo papa. Ci sono però sorprendenti legami con la profezia di Pietro il Romano, scritta da Malachia. Nella quartina 97 della seconda centuria, Nostradamus scrive infatti: Romano pontefice, non ti avvicinare alla città bagnata da due fiumi. Il tuo sangue là accanto sputerai, tu ed i tuoi, quando fiorirà la rosa. Molti hanno pensato a un possibile attentato a Benedetto XVI durante il viaggio a Istanbul nel 2006, evento per fortuna non avveratosi. Ma nella quinta centuria, alla quartina 56, si legge ancora: per il trapasso di molto vecchio pontefice sarà eletto romano di buona età, che sarà detto che il seggio indebolisce e lungo terrà e di operosità arguta. Secondo la famosa profezia dei tre papi di Garabandal, Papa Wojtyła corrisponderebbe all'ultimo papa prima della fine dei tempi. Il 20 dicembre 1962, infatti, la Madonna rivelò alla bambina Conchita Gonzales un segreto che Conchita mantenne fino al 3 giugno 1963, in occasione della morte di Papa Giovanni XXIII. In quel giorno, Conchita rivelò che da quel momento sarebbero rimasti solo tre papi. Poi ci sarà la fine dei tempi. Così le avrebbe rivelato la Vergine Maria. L'Apocalisse di Giovanni inizierebbe dunque con il papa successivo ai tre di Garabandal, ovvero Benedetto XVI, in accordo con la profezia di San Malachia. Ma c'è di più, una delle profezie più famose al riguardo parlerebbe di un presunto papa nero. Noi siamo andati a cercare sui testi antichi e nessuno ne parla mai, tranne in un romanzo che naturalmente non è attendibile. Tutto graviterebbe intorno ad un antico motto latino che recita Caput Nigrum. Ma allora cerchiamo di capire e di individuare chi potrebbe essere il papa nero. Nella Basilica di San Paolo fuori le mura ci sono questi medaglioni che ritraggono tutti i papi, è cominciato sin da San Pietro fino ad adesso, e si può vedere, si può ipotizzare che al tempo di San Malachia quanti medaglioni erano ancora vuoti, si può proprio andare a vedere specularmente, e dovrebbero essere stati 113.
Però Vion, quando pubblica questi motti, ci sono 112, 111 più quell'ultimo. E a me è venuto molto interessante, cioè manca uno veramente. E quando sono venuto a Roma, ho sentito di questa tradizione antica romana, che il popolo pensa che ci sarebbe un Papa Nero verso la fine del mondo, della Chiesa. E io ho trovato una iscrizione non scritta in latino, io l'ho interpretato come dicesse Caput Nigrum, che sarebbe il capo nero, che potrebbe avere tante interpretazioni, o un pontefice, o io personalmente lo collego con il drago nero di sette teste di cui Giovanni parla in Apocalisse. Esistono diverse ipotesi. Il Papa Nero potrebbe essere un prelato di origine africana. È interessante notare a riguardo che a seguito dell'elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti, il capo dei vescovi americani, Wilton Daniel Gregory, ha affermato che grazie agli ultimi pontificati la curia è diventata internazionale. Ora la Chiesa è pronta ad un Papa di colore. I papabili sono circa 5 e i riflettori sono puntati sul cardinale Francis Arinze, consigliere fidato di Giovanni Paolo II. Anche il cardinale Pengo Policarp della Tanzania avrebbe i requisiti giocare al soglio di Pietro. Ma il Papa Nero potrebbe essere invece un Papa gesuita. Viene già infatti chiamato proprio Papa Nero il vertice dell'ordine gesuita, il preposto generale della Compagnia di Gesù. L'attuale Papa Nero gesuita è lo spagnolo Adolfo Nicolás Pachón. Ma bisogna ricordare che è altamente improbabile immaginare un gesuita pontefice, visto che la regola di Sant'Ignazio raccomanda ai suoi adepti di declinare ogni dignità ecclesiastica. C'è poi chi pensa che il Papa Nero sia già l'attuale pontefice Benedetto XVI. Nel suo stemma è infatti presente una testa di moro, il Caput Nigrum, appunto, un antico simbolo della diocesi di Frisinga, che ha scatenato fantasie millenaristiche. Ma allora, secondo queste teorie fantasiose, anche l'attuale Papa potrebbe essere il Papa Nero per via di questa particolarità sul suo stemma. E seguendo la profezia di Malachia potrebbe essere anche il Pietro Romano, l'ultimo nominato da Malachia. C'è da aver paura allora? C'è chi dice di no. Ascoltiamo. Una donna, quando dà alla luce un figlio, patisce e patisce duramente, ma quando il figlio è venuto alla luce non si ricorda che ha patito così, perché gioisce di questa vita nuova che è nata. Ecco, questa è la fine dei tempi, è la vita nuova che nasce da un parto difficile che noi viviamo e con noi vive l'intero cosmo, ma che è proprio il grembo da cui ha da nascere questa vita piena, bella, di cui non finiremo mai di ringraziare e di contemplare la profondità e lo splendore. La fine dei tempi e la fine della Chiesa, secondo la dottrina cattolica, non sono avvenimenti negativi, ma rappresentano la nuova venuta di Cristo, la salvezza definitiva, il compimento della storia umana. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è scritto: alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale, i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Allora la Chiesa avrà il suo compimento nella gloria del cielo. C'è un altro argomento importante da trattare, ma prima ripercorriamo i punti fondamentali di questo nostro viaggio, un viaggio che ci ha permesso di attraversare secoli e profezie. La profezia di Malachia sulla fine della Chiesa è credibile?
Sì, perché presenta una lista di 112 papi che finisce con il pontefice attuale. No, perché le descrizioni dei papi diventano sempre più vaghe con il passare dei secoli. Sì, perché la fine dei tempi è prevista dagli stessi Vangeli ed è un evento positivo. No, perché potrebbe essere stata creata sul finire del 1500 per interessi politici. Sì, perché quella di San Malachia è compatibile con diverse altre profezie sulla fine dei tempi. Ma vi dovevamo un'ultima precisazione. Malachia prevede dal 1148 ad oggi 111 papi, poi Pietro il Romano. Ma non ci spiega alcune cose, se l'ultimo papa è Pietro il Romano, se tra il 111esimo e Pietro il Romano ci sono altri papi e quanti. Quindi non ci spiega esattamente quanto tempo può passare dall'ultimo papa alla fine della Chiesa. Non ci resta che attendere ed augurarci che tutto viaggio continua con alcuni temi ai confini della conoscenza. Un team di archeologi italiani diretti dal professor Bruno Genito dell'Università di Napoli e finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri sta svolgendo un'importante missione a Isfahan, in Iran. Il lavoro consiste nella creazione di un archivio digitale dei numerosi reperti ritrovati presso la Moschea del Venerdì, vero gioiello di architettura islamica. Un archivio che presto sarà completato e che offrirà agli studiosi di tutto il mondo la possibilità di decifrare il significato di ogni, così da facilitare la ricostruzione del periodo storico. Nella storia.